milanese. Allora, vediamo di chi sono i soldi. Mi sono permesso di controllare l'ovvio, perché l'ovvio non lo controlla mai nessuno. E chi può controllare e leggere i soldi? Sono uno di Genova con dei grossi problemi. Allora, sulle 200 lire, sulle 100 lire c'è scritto Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana siamo noi, va bene? D'accordo. Sulle 100.000, Repubblica Italiana non c'è più, c'è Banca d'Italia, un governatore, e poi c'è scritto pagabili a vista al portatore. E se c'è scritto quella cosa lì, qualche cosa vorrà dire. Pagabili a vista al portatore. Prendo le 100.000, pagabili a vista, vado dalla banca, mi vede a vista, cazzo. Sono il portatore. Me le può pagare, per favore? Ce l'avete scritto voi, che cazzo? Col cazzo che ti pagano, non ti pagano niente. Allora perché ci scrivono questa cosa qui? Però uno dice, ma Grillo, cosa dici? La Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano. Non è vero. La Banca d'Italia è un SPA privata. La proprietà della Banca d'Italia sono 10 assicurazioni, 10 fondazioni, 10 banche, che sono tutte società per azioni.